che Milner può trovare un testo. I punteggi in questa gara fra la JD Max Viaggi e lo Zenit Sanji Shop. Vediamo con Antonio che prova una sponda, servire la corrente di Maio, pallone che termina però fuori. Vediamo dunque la rimessa del portiere. Dello Zenit. Vediamo Bruno che imposta centralmente per Galliani, il pallone in verticale. Ancora Di Maio, mette bene giù, se ne va bene Ivan Di Maio, palla in verticale, cerca il fratello Gennaro, c'è proprio l'ottima guardia di Santi che prova a salire, ora Santi rientra, c'è poi Palumbo che serve bene con l'Antuna, soppa con il destro, prova a servire in verticale Di Maio, la parata di Avagnano, con Avagnano in verticale, pallone che però termina fuori. Uno zoom sul difensore più roccioso del torneo. Carisma senza eguali per Vincenzone Nicolella. Vediamo ancora Galliani. Prova ad andare in verticale. Ancora Colantuono, la parata questa volta puntuale di Avagnano. Vediamo Bruno che va in verticale. Il tocco sbagliato, c'è Ivan Di Maio. Prova anche la conclusione che termina di poco al lato. Chico, che pensi di questo match? Bel match, avvincente. Forse meritavano un po' di in più i ragazzi dello Zenit, un avvio shock. Un pochino in più, però mo fanno gol, vedi? Non sarebbe la prima volta. O Bruno che sta in fascia destra. E questa modalità carcerato, di Torres Bar, eh? Stupendo. Pallone out. Adesso la Nicolella Cam, seguiamo solo lui. Vediamo come. Morbido, a stop di suora. Occhio la barca sotto, si alza il pallone. Palla stoppata, la tocco di tre mani. Tanti prova a salire il tocco per Ricciardi, che ha tanto campo, potrebbe prenderlo tutto. E invece regala la palla a Nicolella, che non aspettava altro. Seguiamo l'ultima azione, prendere poi il collegamento. La palla a Mauriello, quest'oggi davvero in versione bomber, che filtrante col terzo occhio. A servire. Col terzo occhio, lì Tenzing. Servire 41. Nicolella fa i versi e però perde palla. Prova anche a trattenere De Luca. Mestieraccio. Andiamo Ricciardi, potrebbe puntarlo. Appoggio ancora per De Luca che potrebbe fintare la conclusione. Se ne va sul destro. Bene De Luca, sgoscevole. Carica anche il sinistro. Che prende Di Maio e fa più male. È sul punteggio di 4-1. Zoom su questo ragazzo. Interrompiamo qui il nostro collegamento. Eccoci qui con Reale, migliore in campo della partita, vita per 4-1 dalla JD Max contro lo Zenit. Forse un inizio un po' a rilento, con tante occasioni degli avversari, però dopo la strada sarà spianata. Sì, all'inizio forse anche un po' il freddo e la condizione, diciamo, ci ha un pochino rallentato. Poi piano piano abbiamo cominciato a prendere il ritmo e ci siamo portati a casa la partita. Senti, ormai il vostro gioco è ben consolidato, la distanza è sempre invariata da 3 kg più 3. Sì. Per lanciare un messaggio che tra due giornate finisce il girone e inizia il playoff. Sì, penso che ci vedremo alla fine di questo torneo. Quindi fino ad allora non penso ci prenderà. Quindi la sfida in finale dichiarata. Sì, sicuramente. Va benissimo, grazie.